Ciao da Teresa. Non so voi, ma io per stirare preferisco utilizzare il ferro da stiro a vapore con caldaia e mi trovo molto bene con questo, il Tefal Liberty modello SV7030. Si tratta di un semplice generatore di vapore che ha un po' più di potenza di un normale ferro da stiro. Le sue dimensioni sono di 184 mm di larghezza, 217 mm di profondità e 342 mm di altezza, il tutto per un peso di circa 3,2 kg. Il grande serbatoio dell'acqua è uno dei punti di forza di questo ferro da stiro a vapore con caldaia. È in grado di contenere fino a 1,5 litri di acqua, abbastanza per procedere senza interruzioni durante le lunghe sessioni di stiratura. E in più è rimovibile, il che significa che è possibile staccarlo e riempirlo facilmente sotto il rubinetto. La piastra è in ceramica e consente di scivolare sui vestiti senza sforzo per una stiratura perfetta. Liberty funziona più velocemente di un tradizionale ferro da stiro, grazie alle sue potenti prestazioni. La potenza del ferro è di 2200 watt, il che significa che la caldaia è piuttosto veloce e impiega solo un paio di minuti a riscaldarsi. La pressione della pompa dal 5,5 bar assicura che le pieghe vengano distese in un batter d'occhio e una produzione continua di vapore da 120 grammi al minuto garantisce un risultato di stiratura rapido ed efficace su tutti i tessuti. Per le pieghe più ostinate, poi, è possibile utilizzare la potente erogazione di vapore da 310 grammi al minuto. La migliore caratteristica di questo ferro a vapore è anche la possibilità di stirare verticalmente, utile per esempio quando si stirano le tende o per rapidi ritocchi finali. Infine, questo ferro da stiro a vapore con caldaia è costituito anche da un meccanismo di immagazzinamento del cavo, il che non è presente in molti modelli. Il cavo infatti è lungo un po' più di 1,5 metri. Potete trovare il ferro da stiro a vapore con caldaia Tefal Liberty modello SV7030 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace e se vi va scriveteci un commento qui sotto. Vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina. Continuate a seguirci. Ciao!